Il tessuto fa l'inizio, fa l'apripista poi per la pittura, perché i pittori talmente presi e affascinati da questo prezioso materiale, lavoro artigianale che sono delle opere d'arte, vuole trasportare questa opera d'arte nella sua pittura. Quindi la pittura segue la tessitura e il tessuto. E questo è un fenomeno che troviamo dappertutto, non solo a Firenze. Ora questa mostra diciamo è comunque la prima volta che si fa qui a Firenze un confronto oppure sì, una presentazione di questi due tipi dei quali uno segue l'altro, perché Firenze è proprio la città adatta perché a Firenze nasce con il tessuto la ricchezza, ed è questo il titolo della mostra, Tessuto e ricchezza, perché partiamo proprio dal tessuto che è all'inizio di tutto. Prima i tessuti di lana, poi quelli di seta, perché a seconda delle conoscenze, delle esperienze che c'erano, ovviamente già nel 200 la lana aveva una fama qui a Firenze. Quindi nel 300 si aggiunge la seta, la produzione della seta. Prima i fiorentini trattavano con la seta, cioè facevano il commercio, importavano e rivendevano, mentre alla fine del 300 sono in grado loro stessi a produrre la seta e cominciano a produrre e vendere questa seta, e vediamo questi palazzi in questa città che nascono proprio dalla ricchezza ricavata da tessuti fiorentini.